Oggi parleremo di gruppi maggioritari, gruppi minoritari, diversità e differenza e di processi di inclusione o di integrazione, ma vedremo come questi due termini vadano usati in maniera diversa e che cosa comportano dal punto di vista delle relazioni tra i gruppi sociali. Le differenze tra i gruppi sono differenze centrate sulla relazione. Un gruppo non esiste se non in relazione a un altro gruppo, quindi non esiste, non ha un'identità di per sé, ma bisogna adottare una prospettiva chiaramente relazionale. Nel senso comune, quando si parla di maggioranza e minoranza, si pensa a gruppi maggioritari e gruppi minoritari, ma non è così. La maggioranza, per questo si usa il termine mainstream, è la maggioranza rispetto a un potere, rispetto alla possibilità di avere potere, rispetto alla possibilità di esprimersi, rispetto alla possibilità di divenire il modello e la norma. Pensiamo per esempio a Sudafrica quando c'era l'apartheid, visto che questo ci permette di superare il concetto di maggioranza in termini numerici, di gruppo di maggioranza, nel senso che il gruppo di maggioranza, il gruppo dominante in quel senso, erano i bianchi, ma erano soltanto il 10% della popolazione nera del Sudafrica, eppure la norma erano loro, la norma politica, la norma giuridica, chi aveva in mano il potere di condurre qualsiasi tipo di attività e anche di condurre qualsiasi tipo di discriminazione. Allora, il primo a fare una differenza sostanziale tra gruppi maggioritari e minoritari è stato un sociologo che si chiamava Serge Moscovici, che fa una differenza tra gruppo minoritario e gruppo maggioritario, dicendo che un gruppo minoritario, lo leggo, viene definito tale non in senso meramente quantitativo, ma in relazione al rapporto di subordinazione nei confronti di un gruppo dominante, la cosiddetta maggioranza normativa. Che cosa significa? Che il gruppo è appunto, dentro questo discorso delle relazioni, è minoritario in relazione a un gruppo di maggioranza e solitamente all'interno di una società la maggioranza è normativa. Normativa significa che costituisce la norma, il punto di riferimento per i gruppi minoritari, perché c'è un rapporto di potere. Un altro termine importante, diciamo, più che di altro ambito, di ambito anglosassone, è il termine mainstream. Di solito si dice la maggioranza mainstream, proprio per fare riferimento. Cosa significa mainstream? Significa che è la maggioranza, ma è anche dominante. Quindi mainstream significa anche, rimanda a un'idea di dominanza che non è necessariamente connessa all'idea di maggioranza. Allora, una filosofa e sociologa americana molto importante che si è occupato dei rapporti tra gruppi di maggioranza e di minoranza, ma soprattutto in termini di gruppi oppressi e di liberazione dei gruppi oppressi, facendo riferimento alla cultura afroamericana e ai rapporti anche di genere uomo-donna, è stata Iris Marion Young, che alla fine degli anni 90 ha scritto un libro molto interessante in cui proprio fa delle definizioni che vorrei riportare. Una cosa importante che lei dice è che i gruppi, ancora una volta rifacendosi alla tradizione sociologica, sono espressione delle relazioni sociali. Un gruppo esiste, come dicevamo, in relazione ad almeno un altro gruppo, e l'identificazione di un gruppo nasce nell'incontro e nell'interazione tra collettività sociali che esperiscono, cioè fanno esperienza, di qualche differenza nei loro rispettivi modi di vivere e nelle loro forme di associazione. Un'altra cosa importante è che questo accade anche
quando questi gruppi sono interni alla stessa società. Noi di solito pensiamo alle differenze come gruppi esterni, quando si parla di intercultura si pensa a culture diverse che interagiscono, ma c'è un rapporto tra gruppi anche all'interno della società stessa. Il gruppo sociale è collegato, e questo è un altro concetto importantissimo che poi è stato sviluppato dalla psicologia sociale, è collegato all'idea di identità personale e di identità di gruppo. Un gruppo sociale nasce quando determinate persone si riconoscono come facenti parte di quel gruppo, aventi determinate caratteristiche che determinano, che generano una specifica identità. Dice sempre la Young, i gruppi sono reali non nel senso che sono sostanze, ma in quanto sono forme di relazioni sociali. I significati espressi da ciascun gruppo vanno a costituire una parte dell'identità delle persone, a volte perché tali significati sono stati imposti loro, a volte perché se stesse se li sono create, a volte per entrambi i motivi. E questo ci dice anche ci fa riflettere su un altro concetto. Ci sono pressioni esterne che creano dei gruppi sociali, anche discriminanti, e ci sono poi delle scelte dei gruppi a definirsi tali in relazione a una sottolineatura di una determinata identità. Faccio un esempio: per quanto riguarda i sordi, per esempio, i sordi vogliono essere chiamati sordi e non udenti, perché si fa riferimento a ciò che non sono quando li si definisce non udenti o minorati dell'udito, quindi si fa riferimento a una norma. Loro dichiarano di avere una cultura sorda, di essere una comunità sorda con una identità specifica e con una lingua specifica. Nel rapporto allora tra identità individuale e identità sociale È opportuno rimarcare quanto dice la Young rispetto al fatto che l'io, cioè il soggetto, la storia, l'identità di una persona, è un prodotto dei processi sociali e non è l'origine dei processi sociali. Cioè c'è un rapporto circolare, ma noi in maniera, diciamo, col senso comune, pensiamo che siano i soggetti a creare i processi sociali, mentre dobbiamo, proprio per lavorare nell'ambito delle differenze, cambiare la prospettiva, proprio capovolgerla in questo senso. Quindi noi quello che faremo è, nell'ottica di questo lavoro con le differenze e delle possibilità che abbiamo di cambiare i rapporti di dominanza, è proprio quello di vedere, prima di analizzare, quali sono i rapporti appunto di gruppi di maggioranza e di minoranza, i gruppi oppressi e marginalizzati, e per capire come si può cambiare e trasformare la società in una società più inclusiva. Allora, un altro concetto ancora che mi sembra importante è il fatto che bisogna considerare la prospettiva storica, si dice diacronica, insieme alla prospettiva del presente, si dice sincronica, nel senso che le differenze possono variare spazialmente tra cultura e cultura, società e società, gruppi e luoghi, ma chiaramente variano anche nel tempo. In una società in un determinato periodo storico si può essere identificati come gruppo sociale specifico, mentre ciò non accade in un altro tempo. Se ragioniamo in termini di soggetti e di gruppo, anche
anche i gruppi appunto hanno un'identità. Hanno un'identità che, come dicevamo, viene attribuita dall'esterno, ma che si può anche attribuire, ma che viene anche attribuita dagli stessi gruppi. Per esempio, i gruppi gay e lesbiche, che in realtà sono persone, soggetti differenti come ogni altro soggetto, soggetti tra di loro, ma nella loro identificazione di gruppo trovano una forza che permette loro di difendere dei diritti e delle specificità nei confronti di una maggioranza che li discrimina. Come dicevamo, dice sempre la Young, la nostra identità si definisce in relazione al modo in cui gli altri ci identificano e gli altri ci identificano in riferimento ad alcuni gruppi. Per la sociologa, a volte un gruppo diventa tale soltanto perché un altro gruppo esclude una categoria di persone e le attribuisce una certa etichetta, e solo a poco le persone così etichettate arrivano a vedersi come appartenenti a un gruppo in base all'oppressione che le accomuna. Ad esempio, la coesione della comunità dei sordi non è determinata soltanto da fattori interni, ma è risultato anche di una pressione esterna, di un'oppressione da parte della maggioranza udente che i sordi percepiscono e di cui fanno esperienza. Quindi è in un certo senso in questo caso l'oppressione e la discriminazione che creano un'identità di gruppo. Quindi quello che si può fare, come dicevo all'inizio, è di trasformare la diversità in differenza, passando appunto da un'attribuzione di significati gerarchici e da un riferimento all'adeguamento a una norma ad una considerazione, mi secca usare il termine accettazione che non è quello opportuno in questo caso, ha una considerazione di pari diritto, pari identità, pari ricchezza tra tutte le differenze. Sempre da un punto di vista socioculturale, un altro concetto importante è che il passaggio, il riconoscimento come gruppo sociale che ha una pari dignità rispetto a tutti gli altri gruppi, è legato alla possibilità di avere una propria cultura, facendo riferimento sempre ai sordi. Il fatto che i sordi, per esempio, abbiano una tradizione culturale legata al teatro o alle poesie in lingue dei segni, che sono diverse per ogni paese. Per esempio anche in Italia c'è una bella tradizione di poesia in LIS, lingua italiana dei segni, fa sì che ci si possa identificare come un gruppo culturale, e quindi l'identità non è soltanto legata all'oppressione dell'esterno e dal fatto che si ha una determinata specificità, in questo caso l'assenza dell'udito, ma è legata anche al fatto che sia un gruppo che, grazie, e lo dico proprio sottolineando l'assenza dell'udito, ha potuto sviluppare una lingua visivo-gestuale estremamente ricca con delle specificità e caratteristiche, e ha potuto sviluppare delle forme artistiche e culturali che la caratterizzano, che caratterizzano questo gruppo.